Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi riprendiamo un po' la nostra rubrica sulle storie dei grandi fotografi. Oggi è il turno di Richard Avedon. Prima di partire, se non siete iscritti al canale, vi invito a iscrivervi ed attivare la campanella qua sotto per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Se volete sostenere il canale, andate su tp.com, trovate il link in descrizione e fate queste rapide premesse, partiamo. Richard Avedon nasce il 15 maggio 1923 a New York. È stato un fotografo e ritrattista statunitense, celebre per le sue fotografie di moda e i suoi ritratti. Nel 1942 abbandona gli studi per diventare fotografo nella Marina Militare, dove ha modo di girare il mondo e di fare varie esperienze nelle situazioni più estreme. E la sua carriera di fotografo comincia proprio nella Marina Mercantile. Assegnato alle autopsie e alle foto d'identità, inizia a scattare dei ritratti dei suoi compagni di camerata. E dopo la gavetta nell'esercito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, riesce a diventare assistente all'interno di uno studio fotografico, per poi collaborare anche con la rivista The Helm. Negli anni 40 segue un corso alla New School for Social Research tenuto da Alexei Brodovich, direttore di Harper's Bazaar. In seguito si unisce al gruppo della rivista, grazie all'ammirazione che Brodovich nutre per lui, gruppo nel quale rimane per ben 12 anni, cambiando lo stesso concetto di foto di moda, collocando le modelle fino ad allora irrigidite nelle loro pose, per strada o nei locali notturni. Ispirandosi al fotografo ungherese Martin Munkacsy, Avedon porta le sue modelle fuori dallo studio per realizzare ritratti che giocano con il movimento e le pose. Nello sfondo di un affascinante Parigi, pervasa da una malinconia post-bellica, il fotografo americano cattura i movimenti liberatori della personalità delle sue modelle. Nel 1959 pubblica il suo primo libro pubblicitario dal titolo Observation, un volume in cui univa le sue immagini al commento di Truman Capote. Nel 1961 diventa direttore artistico di Harper's Bazaar. Marvin Israel è un'altra figura importante per lui nella realizzazione del suo secondo libro, Nothing Personal, pubblicato nel 1963 dopo aver visitato gli Stati del Sud. Il 22 novembre 1963 poi realizza in Times Square alcune foto alle persone che mostrano il giornale dove il titolo principale è riferito naturalmente all'assassinio del presidente Kennedy. Nel 1965 passa da Harper's Bazaar a Vogue e in seguito lavorerà per Life, Gianni Versace, Hugo Boss, Calvin Klein, Christian Dior, specializzandosi nei ritratti. Nei primi anni 70 con Diane Arbus pubblica un libro su Alice nel Paese delle Meraviglie, nel quale le fotografie hanno un aspetto teatrale per la gestualità studiata dei personaggi fotografati. Nel 1974 poi espone al Museo d'Arte Moderna di New York, il MoMA, alcuni ritratti di suo padre divorato dal cancro. Nel 1979 poi inizia un viaggio lungo 5 anni nella parte ovest dell'America. Durante questo viaggio Avedon scatta delle fotografie in grande formato alla classe operaia americana che raccoglierà nel libro In the American West. Nel Capodanno del 1989 poi si reca a Berlino vicino alla porta di Brandeburgo, in occasione della caduta del muro, mostrando ancora una volta che il suo lavoro non è legato solamente alla moda. Nel 1995 e 1997 realizza poi le edizioni del prestigioso calendario Pirelli. Avedon ha realizzato ritratti per star del cinema come Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Buster Keaton, Charlie Chaplin e personalità del calibro di Truman Capote, Dwight D. Eisenhower, i Beatles, Andy Warhol. Peraltro Avedon non cercava mai un rapporto umano con chi fotografava, mantenendo una distanza che a volte è stata descritta anche come crudele. A questo riguardo ricordiamo il «sia clemente con me» pronunciato da Henry Kissinger prima di essere fotografato. 81enne ancora in attività, mentre stava realizzando un servizio fotografico sulle imminenti elezioni presidenziali americane, viene colpito da un ictus cerebrale e dopo 2 giorni, il 1 ottobre 2004, a soli 2 mesi dalla scomparsa di un altro grande fotografo, Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon muore in un ospedale di Sant'Antonio, in Texas. E per andare a concludere questo video vi lascio con una sua frase. Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa legato alla fotografia, è come se avessi trascurato qualcosa di essenziale. È come se mi fossi dimenticato di svegliarmi.
Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ed attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!